Allora, il segretario ha risposto sia nella seduta odierna, sia nella conferenza Capigruppo ultima scorsa che in quella precedente che abbiamo fatto in streaming, perché più volte è stato sollecitato su questo aspetto. Quindi scrivere consiglio ai consiglieri che hanno ancora qualche dubbio o qualche obiezione di formulare un parere formale sia al nostro segretario sia agli organi preposti. Andiamo avanti con. No, basta consigliere Costa perché siamo. Basta consigliere Costa, no, non interviene sull'ordine dei lavori perché stiamo andando avanti, abbiamo già parlato. Sull'ordine dei lavori le ho dato modo di intervenire due volte sull'ordine dei lavori. No, 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 no. Basta. Allora, cortesemente, consigliere Costa non ha la parola. Consigliere Costa. Consigliere Costa non ha la parola. Consigliere Costa non ha la parola. Non ha la parola, consigliere Costa, non ha la parola. Non ha facoltà di parlare. Allora, cortesemente, continuiamo. Allora, per cortesia, facciamo silenzio. Allora, per favore. Allora, per favore, consigliere Baccini, consiglieri, scusate, allora, no, allora, no, allora. Il regolamento lo dovrebbe conoscere, Consigliere Baccini. ma tu non è che intervieni sull'ordine dei lavori per una Scusate, allora, per favore. Per favore. Sì, ma capiamo Basta, tutti bene. per cortesia. Ci dobbiamo capire nel merito. Dopodiché la polizia si mette, la nostra forza si mette là, no? Per favore. Allora, Però deve essere chiaro che il regolamento va rispettato fino in fondo. Sull'ordine dei lavori si interviene una volta. Dopodiché si incomincia la Per presidenza. favore. No. Se tu non fai Sì, cosa. consigliere Baccini, allora, per piacere. Allora, consigliere, per cortesia, io rimando a un comportamento democratico all'interno dell'Aula. Bene, siete intervenuti sull'ordine dei lavori, sulla stessa trattazione non si può intervenire ad libitum. Si interviene, avete avuto la risposta, siete intervenuti una seconda volta. Adesso procediamo con i lavori dell'Aula. Mi dispiace molto perché, tra l'altro, ai lavori dell'Aula, come ho detto in apertura, è arrivato all'ufficio di presidenza un documento a firma di tutto il Consiglio e quindi sarebbe opportuno magari avere anche un clima di serenità e di tranquillità relativo a un argomento che è molto importante per la nostra città, un tema nazionale, ed è con grande piacere che abbiamo accolto questo documento a firma unanime del Consiglio Comunale, relativo a un ordine del giorno sul piano Grandi Infrastrutture di Fiumicino. Ora, io ho già avvisato.